Allora, buonasera a tutte. Annunciamo che cosa c'è. Prima cominciamo tutti. Allora, intanto siamo qui per l'appuntamento consueto di tutti gli anni per illustrare le nostre attività. Io non mi dilungo a spiegarvi cos'è il nostro studio, quale settore ha, perché ormai credo che tutte ci conosciate bene. Se per caso sappiamo qualcosa che non vi è chiaro, basta che ci chiediate, siamo qui a vostra disposizione. L'unica cosa, vi ricordo che siamo in quattro nello studio, abbiamo quattro settori che sono la cittadinanza, la partecipazione che seguo io, che sono Francesca Pavan, poi c'è Deborah Zamparo che segue storia e arte, Paolo Antoniazzi che segue scienze fisiche e naturali e Luca Marigliano che segue storia e archeologia. Questi sono i quattro settori del nostro studio. Vai pure Deborah. Allora, mi presento per primo il mio settore, esclusivamente perché voi siete praticamente tutte insegnanti, vi riguarda molto meno, nel senso che la partecipazione presuppone di solito che io venga chiamata dagli assessori o dal sindaco, perché i miei progetti sono il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi o comunque progetti dove c'è la partecipazione dei ragazzi o dei cittadini. Questo non esclude, non vuol dire che si possano costruire anche con voi dei progetti dove è prevista la partecipazione. Dopo tornerò ad intervenire perché mi collegherò al progetti che portiamo avanti insieme con Deborah, perché all'interno dello studio cerchiamo di condividere i nostri progetti e di collaborare. Io in particolar modo, essendo laureata in architettura, collaboro con lei, perché con Paolo di scienze poco riesco a collaborare, o con Luca di archeologia. Quindi darei la parola a Deborah, che invece presenta le sue attività, e poi man mano Paolo e Luca. Allora, buonasera a tutte e benvenuti a tutti. Io vorrei fare una piccola parentesi, se mi viene permesso, dai miei colleghi a sorpresa, solo per dire che in questi ultimi anni, soprattutto per quello che mi riguarda, ma credo di parlare anche per loro, la possibilità di incontrarvi numerosi all'inizio, durante l'anno, nei vari momenti dell'anno scolastico, è stata molto preziosa, perché è stato possibile in qualche maniera calibrare sempre meglio i progetti e le attività che andiamo a proporvi. Detto questo, io vi presento questo progetto relativo all'arte e alla storia, con particolare attenzione al territorio, nel senso che tutte le attività che voi troverete proposte nel progetto A Te sono riferite proprio all'arte, alla storia, ma sempre con una ricaduta sul territorio. Partiamo dal nostro territorio per conoscerlo meglio e per, diciamo, un po' alla volta andare a guardare anche il territorio circostante, quindi la nostra regione o via di seguito. L'idea è sempre la stessa, di dare degli strumenti con i quali poi i ragazzi possano, una volta che li hanno acquisiti come bagaglio personale, utilizzarli in tutti i contesti. Interessante quindi è l'analisi delle fonti, dei documenti, di tutto quello che può essere interessante e alle volte anche, diciamo, che può creare entusiasmo o maggiore partecipazione, in maniera tale che poi quello sia la molla per andare a costruire sopra e a creare ulteriore conoscenza, dando loro degli strumenti che possano essere riapplicati in tutti i contesti. Vi faccio vedere velocemente, perché non vale la pena che ci soffermiamo adesso su tutte le attività che vengono proposte. C'è il progetto A Te che vedete ora, Arte, Storia e Territorio, e poi vediamo anche gli altri. In particolar modo voi troverete come vedete, freccina, troverete nelle brochure che sono qui fuori una pagina con tutti dei riquadri con vari argomenti. Non è una cosa strana, ma insomma vengono proposti suddivise le attività per argomenti, ma all'interno di, io chiamo ciascun box, è possibile scegliere di proporre una o due attività in maniera tale di creare una specie di percorso, così pure attingendo dalle varie proposte, insomma. E la cosa interessante è sempre la stessa, nel senso che
possiamo creare un percorso all'interno di ciascun box, ma anche collegarli fra di loro. Pertanto, partendo, poniamo dal colore, possiamo andare a conoscere il nostro territorio, per dire, attraverso, vedo lo stemma della famiglia Porcia, mi viene in mente quindi il legame, non so, poniamo con l'araldica, mi viene in mente il legame con l'architettura, per cui partendo anche da cose veramente piccole è possibile allargare e creare dei percorsi molto interessanti e accattivanti soprattutto. Spesse volte quando si parla d'arte uno dice subito l'arte vabbè, insomma è un corollario, è un'aggiunta, un in più. In realtà dobbiamo anche tenere presente che attraverso proprio l'arte è possibile andare ad analizzare la realtà che ci circonda e quindi l'idea che in qualche maniera l'educazione al bello passa attraverso un'analisi, una scoperta, un'osservazione approfondita. Quindi potremmo dire che l'arte in sé è uno strumento di analisi vero e proprio e da lì possiamo partire per agganciare tutto il resto. Pertanto molte volte l'arte ci serve come, diciamo, per creare un percorso trasversale che può andare a ricomprendere o a collegare tutti gli ambiti in qualche modo. Posso partire dall'analisi, dicevo prima, di un affresco, posso concentrarmi sia sui pigmenti, mi occupo di scienze o di chimica, nello stesso tempo posso andare a vedere le immagini, le rappresentazioni, l'iconografia, posso ricollegarmi alla storia, posso ricollegarmi al momento quindi storico, al gusto, alle modalità, all'architettura e quindi in qualche maniera posso mettere insieme tutta una serie di elementi per costruire un percorso e per coinvolgere, diciamo, a tutto tondo le conoscenze, le materie, tutto quello che si può immaginare. E, l'altra cosa che volevo segnalarvi all'interno di questo progetto, quindi tutte le attività legate al colore, la linea, gli approfondimenti insomma d'arte, legati quindi al box numero 5, quello riquadrato di verde, sguardi sulla città di Pordenone, e dove lì si va proprio ad analizzare il nostro territorio nello specifico, partendo dalla città di Pordenone che magari ci offre qualche possibilità in più di entrare in alcuni palazzi, una ricerca di un certo tipo, fonti a disposizione, per poi partire da lì per allargarci su tutto il territorio e in qualche maniera agganciare tutte le realtà di tutti i paesi, di tutte le cittadine dell'intorno. Così pure il box numero 6, scoprire il territorio, lì ci permette di creare proprio dei percorsi al di fuori appunto dello stretto territorio per andare a conoscere la regione e quindi per creare magari delle uscite anche che possono coinvolgere un'intera giornata, quindi si può immaginare una gita vera e propria. Infatti vi ho messo questa sorta di post-it ricordando appunto che è possibile anche fare questo genere di escursione. In questo caso io ho messo l'abbazia fortificata, pensando al Medioevo, a Sesta Regina, l'abbazia fortificata, il castello, se vogliamo dire, il borgo medievale di Cordovado e poniamo si può aggiungere la città rinascimentale San Vito. In una giornata è possibile fare un viaggio attraverso la storia, per intenderci. Vi presento anche velocemente, perché vedo che ci sono anche degli insegnanti, chiamo in causa Francesca, quindi. Sì. Per cui è l'aggancio di cui vi parlavo prima, città e cittadinanza. Lavorando con i vostri ragazzi, anche con quelli più grandi del liceo, anche con quelli di quarta, di quinta, io mi sono resa conto che quando vi si parla di urbanistica, di piano regolatore, di questi argomenti, c'è il vuoto, nel senso che i ragazzi non hanno avuto l'occasione di imparare, a meno che in famiglia non respirino qualcosa di qualche argomento di questo tipo. Per cui ho pensato di introdurre, di agganciare con il progetto di Deborah proprio un discorso che inizia dall'urbanistica, quindi che cos'è, che un po' abbiamo già fatto Cristina lì da voi al liceo, però fargli capire che cos'è l'urbanistica, qual è lo sviluppo della città, come avviene lo sviluppo della città. Dopodiché si può pensare ad un gioco di ruolo dove i ragazzi invece imparano anche un ruolo di cittadinanza attiva, ossia un ragazzo può fare il sindaco, un altro può fare l'assessore, insomma cercare di analizzare con loro, facendoli assumere dei ruoli,
quali possono essere le debolezze della città, soprattutto nei loro riguardi, per quel che riguarda i luoghi che loro frequentano. Il terzo incontro potrebbe essere invece per immaginare delle soluzioni, perché non è giusto che loro dicano sì, per noi questo non va bene e poi si fermino lì. Bene, non ti va bene, però impara ad essere anche propositivo, un cittadino attivo e propositivo, e quindi anche una cittadinanza attiva in questo senso. Quindi partire da come si sviluppa la città, capire quali sono le problematiche, però assumendo dei ruoli, e poi immaginare delle soluzioni per queste problematiche. Questo può essere fatto, a mio avviso, con i ragazzi del liceo e, scendendo un pochino nell'approfondimento, anche con i ragazzi delle medie. Velocemente vi presento anche il progetto che invece è destinato, diciamo, quasi esclusivamente alla scuola dell'infanzia o anche ai primi due anni della scuola primaria, e è costruito nella stessa maniera, puntando sempre ad una serie di proposte per argomento, ma questo non toglie che si possano creare poi dei legami ulteriori o approfondimenti. La cosa interessante che vi vorremmo proporre quest'anno, lo leggete nell'ovale azzurro, è la possibilità eventualmente di avvalersi della collaborazione, della competenza di una psicologa con la quale abbiamo lavorato qualche volta. Lei è un'esperta, adesso mi tocca leggere, perché lei interviene nella valorizzazione della persona, questa è la sua specializzazione. Pertanto insieme a lei abbiamo collaborato per provare ad immaginare delle attività per i bambini. In questo caso, voi vedete, c'è un piccolo asterisco, uno in ogni box, per intenderci, nel primo è il colore intorno e le stagioni. Lì lavoreremo sui colori, ovviamente dei piccoli, con varie sfaccettature. E l'idea era proprio di fare un approfondimento sull'idea del colore, le diversità, di quante sfumature ci possano essere, e di portarlo a un livello di poter in qualche maniera giocare con i confronti, per arrivare a pensarci tutti uguali e tutti diversi. Quindi ci saranno delle attività legate all'arte che possono anche prevedere degli ulteriori approfondimenti. In ogni box praticamente voi ne individuate una di queste attività un po' particolari che la dottoressa Covre ci ha indicato, ci ha indirizzato per alcuni aspetti ovviamente, e lei si rende disponibile se eventualmente ci fosse l'interesse di un approfondimento ulteriore insieme a lei. Poi ancora vi propongo un'altra, quindi questo era per ricordarmi più che altro, un altro piccolo progetto però relativo alle biblioteche. Ora, non è detto che sia destinato alla biblioteca civica per intenderci, ma io so che solitamente all'interno delle nostre scuole c'è sempre una biblioteca o comunque una raccolta di testi che vengono consultati e messi a disposizione dei ragazzi, dei bambini. Pertanto si sono pensate alcune attività specifiche che possono riguardare il legame con i libri, ma anche qui si parte dai libri per poi giocare insieme, costruire, trasformare e creare dei percorsi ulteriori, partendo quindi dai libri uno spunto per ulteriori approfondimenti legati dei giochi di ruolo, costruire libri e cose di questo genere. Io mi fermerei qui, così anche i miei colleghi possono andare avanti con le proposte. Io sono a disposizione eventualmente per altri chiarimenti. Sul tavolo di là ci sono alcune brochure eventualmente a disposizione per chi desidera portare via e poi ragionare su alcuni aspetti. Scusa, questi percorsi con i libri, sì, anche per ragazzi delle medie? Sicuramente. Passo io alla parte storica e archeologica, carichiamo un attimo il PowerPoint che sarà velocissimo. Allora, io saluto anch'io tutte e tutti. E sono Luca Marigliano, mi occupo del settore archeologico, appunto, come già detto. L'impostazione delle proposte di quest'anno è frutto di una serie di pensieri e di applicazioni di questi pensieri che ho sviluppato negli ultimi tre anni, cioè nel momento in cui ho in parte ereditato, in parte creato una realtà che si spalma non soltanto su
il museo archeologico di Pordenone, bensì su almeno altre due strutture museali più delle aree archeologiche. Allora, adesso arriviamo proprio al concetto. Vedere un'amigdala, ecco. Detto perché peraltro non è neanche originale. Detto questo, in questi anni ho analizzato e ho creato dei macro contenitori delle attività che propongo, che sono riassunte ovviamente in progetti all'interno di una struttura museale, che non è un'unica struttura museale, progetti in ambiente e traduco contestualizzando ciò che vuol dire archeologia, vuol dire arrivare a livello massimo di realizzazione di attività didattiche e di didattica archeologica, e progetti a scuola che si sviluppano poi all'interno dei pressi scolastici. Tutto questo grosso lavoro che ho avuto la fortuna di poter sviluppare mi ha portato a immaginare una rete di questi servizi di didattica archeologica che io definisco Archeonet, che è il cappello su cui che ho appoggiato tutti questi a questi tipi di intervento. Questa rete ha dei protagonisti, sono nello specifico il Museo Archeologico di Torre, il Museo Archeologico di Montereale, Valcellina, Palazzo Toffoli, quello archeologico Torre Raimonda e la sede fisica, il Museo Archeologico De Rocco di San Vito al Tagliamento, aggiungo il sito palafitticolo di Paludi di Venza, il sito UNESCO Paludi di Venza, e da quest'anno novità il mulino Segheria Faletti San Chimi di Polcenigo. Il maestro Alessandro Fadelli mi conferma se si può definire così, vero? Perché ho parlato anche con Angela e ho detto grazie Alessandro, perché tanto ho studiato rispetto a questo sito. Per quanto riguarda Pordenone, la presentazione non è in questa sede. La presentazione verrà fatta al Comune di Pordenone la settimana prossima, contestualmente al Museo di Storia Naturale, come vi dirà poi dopo Paolo Antoniazzi, alle ore 17 a Villa Galvani. Funzionerà, possiamo anticiparlo, sostanzialmente come ha funzionato negli scorsi anni. Quindi su questo rimandiamo per lo specifico delle attività alla settimana prossima. Per quanto riguarda invece il Museo Archeologico di Montereale e Valcellina, la novità di quest'anno è che grazie a un contributo attraverso la legge 10 del 2006, cioè Ecomuseo di Saganis, perché noi siamo cellula dell'Ecomuseo di Saganis, abbiamo un budget che garantisce la copertura economica, un budget ad esaurimento ovviamente, il concetto è la gestione dell'archeologia, della didattica archeologica pordenonese, quindi a prenotazione, però si può fare delle attività didattiche a completa copertura. Do uno specifico, entrando poi nel merito del progetto didattico che troverete scaricabile dal sito per quest'anno. Il progetto didattico di Montereale Valcellina, o meglio, il Museo Archeologico di Montereale Valcellina è molto importante dal punto di vista della realtà storico-archeologica territoriale, essenzialmente per un periodo che è quello della cosiddetta protostoria. Traduco, è corrispondente al programma di quarta primaria e di, diciamo indicativamente, programma di storia classe prima delle scuole secondarie di secondo grado primo trimestre, quando siete obbligati, tra virgolette obbligati per programma, ad affrontare le grandi civiltà. Serve andare secondo me al Museo Archeologico di Montereale e Valcellina perché si può ricollegare al nostro territorio il programma di scuola di quarta, che altrimenti è scollegato dal territorio, e lì abbiamo degli unica, in particolar modo abbiamo delle spade votive molto molto belle che risalgono all'età del bronzo, 2800 anni fa indicativamente, e abbiamo poi la casa dei Doli. La casa dei Doli è una casa risalente a circa 2500 anni fa, età del ferro, in cui successe che si bruciò e che tutta la casa collassò all'interno della propria cantina, un cantinone di 6 metri quadrati di 6 metri di lato,
conservando tutto ciò che c'era dentro. Quindi si può lavorare moltissimo sul concetto di vita quotidiana nella vita. Ecco, questa è una importante valenza del Museo Archeologico di Monterreale Valcelle. Per quanto riguarda invece San Vito al Tagliamento. San Vito al Tagliamento ha un progetto didattico parzialmente finanziato, questo funziona invece con una quota di partecipazione che è simbolica, perché sono 2 euro per ragazzo, a prescindere dalla durata dell'attività didattica, anche un laboratorio di 3 ore può essere sviluppato così, e una serie di laboratori che poi in sede diretta si possono esplicitare, perché non vi faccio la lista di tutti i laboratori, possono essere sviluppati anche nella sede scolastica, cioè presuppongono la visita al museo, ma anche il Museo Archeologico di Monterreale, di San Vito al Tagliamento è molto importante per una serie di altri aspetti, una necropoli, un cimitero sempre della protostoria, quella di San Valentino, per la Villa Romana, programma di quinta primaria e di seconda della scuola secondaria di secondo grado, che è la Villa del Gorgazzo, da cui c'è anche questo bronzetto. Aggiungo però, e mi ricollego a quanto vi ha detto Deborah sul percorso attraverso la storia che da Sesto va a San Vito, che è stato restaurato anche il castello di San Vito al Tagliamento. E il castello è molto molto sfruttabile, e Deborah ha già sviluppato tutta una serie di proposte e di idee per sviluppare una gita che preveda anche la visita al castello di San Vito al Tagliamento. Per quanto riguarda invece Palù di Livenza, voi sapete che la valenza dell'area di Palù di Livenza è essenzialmente una valenza di tipo naturalistico, cioè quando si vuole andare a fare archeologia a Palù di Livenza bisogna essere consci di una cosa, che difficilmente si vede il reperto archeologico in situ, cioè a Palù di Livenza. Bisogna essere fortunati, avere delle condizioni climatiche di un certo tipo, essere consapevoli del fatto che le palafitte non sono ricostruite come in altri siti qua vicino. È molto importante invece come archivio naturalistico. Ci si può giocare moltissimo da questo punto di vista. Ci si può giocare moltissimo con attività di tipo archeologico e ovviamente inserire queste attività a attività di tipo naturalistico. Le attività di tipo naturalistico non sono però scollegate, non è soltanto perché siamo all'aperto che facciamo attività naturalistiche, ma sono collegate a ciò che è la realtà archeologica, perché è una torbiera. Questa torbiera ha conservato reperti che solitamente in altri siti archeologici si disperdono perché sono biodegradabili, e quindi si può lavorare anche in questa coincidenza. La novità, come vi dicevo quest'anno, è quella invece del mulino. Questo mulino che si trova sempre a Polcenigo, e si trova in realtà a poche centinaia di metri dall'imbocco polcenighese di Palù di Livenza, e quindi può essere messo in relazione anche logistica. È un mulino che una mia carissima, nostra carissima amica e la sua famiglia ha restaurato con un grande impegno, in maniera molto molto delicata, molto molto sensibile, all'interno del quale ha conservato le strutture legate all'attività produttiva, e quindi è un sito in sé archeologico con una valenza storica archeologica importante. E quindi all'interno di questo sito noi vogliamo sviluppare tanto le attività di tipo archeologico quanto quelle legate alla storia naturale, ma soprattutto alle energie, con una frontiera che è quella anche delle energie rinnovabili, considerando il fatto che questo era un mulino ad acqua. Detto questo, è anche dotato di una amplissima aula didattica molto luminosa, quindi può diventare anche sede logistica per attività che riguardano anche il territorio di Polcenigo in senso più ampio, e sappiamo che Polcenigo è ricchissimo da questo punto di vista. Tornando invece a questi progetti, l'ultimo, diciamo, insieme di attività sono quelli dei progetti a scuola. I progetti a scuola sono dei progetti che man mano in questi ultimi 13 anni ho potuto e ho avuto la fortuna di sviluppare, che toccano migliaia di temi in realtà, che possono spaziare dalla metodologia di ricerca. Qua i ragazzi, questa è la scuola primaria di Tamani, non ho nessuna difficoltà a dirlo, stanno facendo la ricerca di superficie, che è quell'attività preliminare allo scavo archeologico, che altrettanto si può fare come si fa nei vari musei, ma che ha anche un'altra funzione, quella di non soltanto lavorare sul concetto di ricerca archeologica, ma anche di rifunzionalizzare per esempio il cortile scolastico,
cortile scolastico, che va benissimo per fare ricreazione, ma può essere un territorio ottimo anche per sviluppare una serie di attività metodologiche. L'archeologia sperimentale, che si presta molto bene a scuola, e tutta una serie di percorsi tematici. Qua per esempio, con un progetto che venne finanziato in parte, sostenuto da Villa Manin, il progetto Parsed, i ragazzi stanno costruendo un modellino di una via consolare con un diorama. E io mi fermo qua, però sottolineo un concetto. Adesso io vi ho fatto questo tipo di schematizzazione. Ogni proposta legata a ogni luogo ha una serie di attività che, se mi metto ad elencarla, sbaglio metodologia comunicativa, per così dire. Però il messaggio che volevo far passare, che voglio condividere con voi, è duplice. L'uno è quello di ragioniamo proprio sulla rete di queste proposte, perché ogni luogo ha delle cose che generalmente vanno molto bene, ha delle cose che in maniera specifica vanno molto bene, in base al livello scolare o al programma o al taglio che al programma si vuole dare. L'idea anche di sottolineare quando c'è sostenibilità economica mi porta anche a dire si può anche comporre un percorso tra queste aree in cui si toccano vari temi in maniera complementare. Come si fa a fare questo? Indubbiamente scaricate i progetti eccetera, però volentierissimo, avete sempre i miei contatti in ciascun progetto, la cosa migliore è proprio quella di trovarci e di costruire insieme anche in base a quelle che sono le specificità del vostro programma, del vostro approccio e della vostra classe in senso proprio puntuale. Grazie infinite veramente, ci vediamo giovedì prossimo per Pordenone nello specifico. Passo la parola a Pedro. Se funziona più volete velocemente le cose. Allora, innanzitutto perché mi conosce, sono Paolo Antonianzi, mi occupo del settore scientifico in senso lato, cioè sia la parte naturalistica che la parte delle scienze fisiche. Io assieme a tutta una serie di collaboratori. Qua adesso dovrebbe comparire un'immagine. Anche in questo caso vi do alcune indicazioni, poi non vi faccio l'elenco di tutte le attività possibili, proprio perché, come dicevano anche i miei colleghi prima, cerchiamo il più possibile di calibrarle insieme, di strutturarle insieme, e anche perché in tutti questi anni in realtà le attività possibili sono state progettate tantissime, per cui adesso sarebbe un elenco inutile. Ho cercato di dividerle appunto in attività che si svolgono nel museo, che possiamo risolvere velocemente perché sono le attività in museo verranno presentate appunto giovedì 22 settembre, quindi giovedì prossimo alle 17 Museo di Storia Naturale di Pordenone, e ci sono alcune novità soprattutto riguardanti alcuni allestimenti nuovi, però non mi anticipo perché così tornate giovedì. E poi il grosso delle attività di cui vorrei parlare oggi sono in parte le attività che possiamo fare, i progetti che possiamo svolgere direttamente a scuola o nei pressi della scuola, ma soprattutto le grosse novità diciamo di quest'anno riguardano i progetti che sviluppiamo, che possiamo sviluppare in ambiente. Progetti a scuola rientrano nel progetto Eureka, che è un contenitore in realtà di attività che si possono svolgere a scuola. Vi dico solo alcune tematiche che in questi anni abbiamo sviluppate. Sono alcune tematiche che riguardano la fisica in senso stretto, però applicabile dalla scuola dell'infanzia, perché molte delle attività sulla luce, per esempio, le abbiamo fatte molto bene con la scuola dell'infanzia. Sono alcuni esempi questi, però per arrivare fino alla guida liceo, perché alcune attività le abbiamo fatte in realtà anche con l'università. Quindi si parte dal giardino scolastico, che ha una serie di valenze naturalistiche comunque molto efficaci, perché sono esperienze ripetibili, sono un luogo che i ragazzi vedono tutti i giorni, i bambini soprattutto vedono tutti i giorni, perché si possono fare una serie di esperienze di ricerca naturalistica applicate nel giardino. E poi gli argomenti della fisica classica, diciamo, per cui aria, luce, suono, acqua, che adesso sembra in bollette, ma
gas, aria, gas, aria ancora non la no, come gas, manca poco. Gas può essere. Sono alcuni esempi, ripeto, di cose che si possono fare e ripeto, a diversi livelli, anche come con bambini o ragazzi di diverse età. C'è tutta la fisica del galleggiamento che è interessante perché è una serie di processi e dinamiche di complessità che si sviluppano molto interessanti. La parte sull'energia, qualcosa mi ha già assegnato Luca, qualcosa che aggiungo io dopo. Calore e temperatura è sempre un argomento molto complesso, per cui giustificare già la differenza tra questi due termini non è semplice, per cui c'è una serie di attività, soprattutto per la scuola primaria in questo caso, possono essere sviluppate. Gestione dei rifiuti ho messo fra virgolette, non facciamo attività sulla raccolta differenziata, perché penso che ne fate già a sufficienza voi, e c'è un'attività piuttosto sul ciclo dei rifiuti o molto spesso sul compostaggio domestico o scolastico. Questo perché tutte le attività che vengono fatte sono fatte prima di tutto con materiali facilmente recuperabili e quindi in modo da poter essere ripetibile in classe, ma anche devono essere attività dimostrabili, che dimostrano qualcosa. Cioè, all'interno del laboratorio devo arrivare a dimostrare qualcosa perché utilizzo il metodo scientifico. Dimostrare quanto tempo ci vuole per un pezzo di legno per dei concorsi è abbastanza meglio che lo diciate voi, piuttosto che lo facciamo anche al laboratorio. Infine ho messo come esempio geologia e le tracce, che ripeto sono solo due esempi di attività naturalistiche, perché in tutti questi anni abbiamo raccolto abbiamo istituito una collezione didattica molto ampia, per cui possiamo portare in classe un ampio spettro di reperti e utilizzarli per una serie di attività di ricerca all'interno della classe. Sono due e mezza attività interessanti che non avevamo sviluppato nella scorsa. Il primo è cava energia, è un'attività sul risparmio energetico e diciamo è un'attività che da un lato serve a far comprendere alcuni termini complessi, concetti complessi, cioè che cos'è l'energia, e dall'altro sviluppare alcuni processi per cercare di capire perché è importante risparmiare energia. L'energia da sole è infinita, quasi. Tecnicamente infinita, per cui ce ne abbiamo che vogliamo. Se io ho i pannelli fotovoltaici, perché devo risparmiare energia? E dall'altro si arriva in classe con una serie di strumenti per andare a vedere in classe quali sono le dispersioni energetiche e quali possono essere le buone pratiche da utilizzare. In questa linea c'è un'altra attività che abbiamo sperimentato l'anno scorso, a seguito di un progetto che abbiamo portato avanti con l'AEA, di ARPA. Sulle problematiche legate alla gestione delle nuove tecnologie, per cui c'è un'attività su cosa vuol dire avere un cellulare in tasca, essenzialmente, che cos'è un'onda e quali sono gli effetti di avere un cellulare o anche altre apparecchiature sempre vicine. Diciamo che si parte dall'idea che sono delle onde elettromagnetiche su determinate frequenze che io percepisco, per esempio la luce o per esempio il calore, e ci sono altre onde che il mio corpo non si è evoluto per poterle percepire. Nessuno si metterebbe vicino a una fonte grande di calore o sotto il sole con una grande fonte di luce perché sa che si scotta. Le onde elettromagnetiche dei cellulari non le vedo, per cui penso che non facciano nulla. In realtà attraverso alcuni strumenti, che non sono i nostri sensi, ma alcuni strumenti si può vedere cosa vuol dire tenere il telefono acceso, cosa vuol dire tenere vicino all'orecchio, eccetera, eccetera. Con una serie di prove sperimentali, anche cosa vuol dire avere il wifi a scuola, per esempio, senza dare implicazioni cliniche, perché non è il nostro compito, però andare a vedere che c'è, anche se non lo vedo, comunque c'è. E infine, a scuola di volo con Jonathan Livingstone, è un laboratorio vecchio, però l'abbiamo ripensato completamente quest'anno, è un laboratorio sulla fisica degli aerei di carta, per cui attraverso la costruzione di una serie di aree di carta vengono analizzati una serie di concetti, soprattutto il concetto di forza, e poi si fanno una serie di prove sperimentali per poter fare l'aereo più efficace. A me piacerebbe molto che questo laboratorio fosse fatto con le scuole superiori, perché
la fisica più interessante si può sviluppare molto di più là, però diciamo che molte cose si possono fare anche in con, dalla quarta alla scuola di prima. Queste sono le tre attività più tutti gli altri argomenti che abbiamo visto. Per quanto riguarda invece i progetti in ambiente, io ho messo qua alcuni luoghi dove facciamo attività, non solo tutti i luoghi, ma l'idea è quella di, diciamo, l'attività, possiamo fare attività in molti luoghi, per cui progettiamo insieme delle attività all'esterno. La grossa novità di quest'anno è un progetto che abbiamo portato avanti da gennaio dell'anno scorso, in realtà, in Calsiglio, in collaborazione con l'associazione Lupi Guffi e Civette, in realtà hanno portato avanti loro, però per la parte didattica è stata affidata a noi, e quindi si è sviluppato un progetto completo che riguarda tutti e tre i settori, in realtà, sia la parte naturalistica, che ovviamente è la principale, ma molto la parte storica, archeologica, perché le risorse, la possibilità di poter fare attività in ambiente nel sito archeologico è interessante, e anche la parte artistica, perché in Castiglio, diciamo, non si va a fare un'attività di due ore, tendenzialmente si fa la giornata intera, per cui tutte le attività sono combinabili in modo diverso. Andiamo molto velocemente, ve le elenco, dopo le troverete sul sito, cioè l'attività sulla faggeta, sull'ambiente della faggeta, gli abitanti del bosco e un'attività sugli animali, e all'interno degli abitanti del bosco c'è un'attività particolare che però bisogna decidere di farla subito, perché è un'attività che si può svolgere solo da metà settembre a metà ottobre, che è l'attività legata all'allevamento del cervo, quindi c'è la possibilità di soggiornare la notte in Calsiglio e fare l'uscita sia al serale che all'alba per andare a vedere i cervi, a sentirli i cervi e anche vederli, e soprattutto però dal punto di vista didattico vengono, a seconda dell'età dei partecipanti, vengono simulate le attività di ricerca che vengono fatte per il censimento, per il monitoraggio più correttamente del cervo. Altra attività è Tutti giù per terra, 150 milioni di anni, il storia del paesaggio, che è un'attività sulla geologia e sul carsismo in Calsiglio. Quando la neve, questa è un'attività fatta sulla neve con le ciaspole, di cui parliamo dopo. Un'attività sui... Vado veloce perché dopo le rivedrete, solo per dirvi che c'è una varietà molto ampia di cose che si possono fare, attività sui licheni, attività sui sensi per la scuola primaria, scuola infanzia, primi anni della scuola primaria. L'orienteering, che si può fare perché il Castiglio, essendo una conca, si presta molto facilmente a poter fare l'orienteering. E poi c'è una serie di attività di archeologia, di cui dopo non potete chiedere meglio a Luca. Comunque l'idea è di fare una serie di attività nel sito dove sono stati raccolti una serie di reperti, dove sono stati trovati una serie di reperti. E quindi la valenza in più è questa, rispetto a come cacciatori a prestare l'attività sulla scheggiatura del Sence. Poi ci sono una serie di percorsi, perché poi andare in Castiglio e stare fermi sul posto sarebbe limitante, una serie di percorsi che vanno a vedere e ricostruire quelli che potevano essere i quali ambienti, lo scavo archeologico simulato, però fatto nel sito, antichissima arte sull'arte parietale che abbiamo utilizzato. Confini di pietra è perché c'è un percorso con tutti i cippi storici del periodo veneziano, per cui si va a studiare questo. Infine alcune attività artistiche, perché può essere di combinare la magia di essere in un bosco, la parte scientifica o archeologica, ma anche l'espressione artistica di questa. E soprattutto nella stagione, mi immagino questo molto bene in autunno, giusto da notte, no? E stampi e stampi di natura, e poi anche costruisco il mio taccuino e poi faccio le attività all'esterno. Dopo le vedrete con calma, ve le cercate con calma. Un altro luogo dove facciamo attività e che magari non è che non abbiamo fatto molte, però adesso l'anno scorso ne abbiamo fatte abbastanza, è Bibione. Io non ho messo mare, perché in realtà è qualcosa che abbiamo fatto anche a Lignano, e le attività qua possono riguardare vari aspetti: lo studio dell'ambiente marino, o meglio di costa, la pineta, di solito si cercano di unire le due cose, quindi studio dell'ambiente, ma in realtà presso il porto di Bibione, Porto Baseleghe, abbiamo instaurato una collaborazione ormai da
tre anni con l'associazione di pesca locale, per cui vengono fatte delle attività didattiche in cui c'è sia la parte scientifica che la parte di pesca. Per cui i ragazzi possono provare a pescare e volendo possono anche provare a pescare, c'è una riserva naturale a 3 miglia dalla costa in cui si può andare a pescare con i ragazzi, in gruppi ovviamente perché non si riesce a fare grandi numeri per questioni logistiche, però è una riserva, tenete presente che il fondale di Bibione, anche se sembra una cosa strana, dal punto di vista naturalistico, appena si va un attimo fuori ha di una ricchezza incredibile. Per cui ci è capitato di vedere la tartaruga, insomma, i tonni, eccetera. E questo è perché è un'altra attività che facciamo. Biancavallo. In Biancavallo facciamo da tanti anni tantissime attività, però in questo caso non vi dicono nulla. Questo è consiglio, infatti. E a cavallo non vi dico nulla, ma vi faccio il video che parla da sé. Un'attività che facciamo di solito sulla neve con le ciaspole. Dopo, se vi interessa la cosa, la approfondiamo meglio. Diciamo che le attività più interessanti vengono fatte con la neve perché ha una serie di opportunità logistiche che sono molto adatte. Parlo di scuola media, scuola secondaria, primo grado e secondo grado. E con la scuola primaria si può fare, non si fanno questi tipi di attività, si fanno altre attività sulla neve. E c'è anche tutta la parte sulle tracce, sulla fisica della neve, diciamo, però diciamo che il grosso è proprio l'esperienza, la cosa più interessante è proprio l'esperienza che viene fatta. E poi l'altra cosa, l'ultima cosa di cui voglio parlarvi sono le attività legate ai fiumi. Anche questo da 2 anni ormai che stiamo portando avanti, e sono diciamo una sorta di attività che dura una giornata intera, possiamo chiamarla gita, ma è una giornata di attività didattiche intera. I due principali che svolgiamo sono le attività sull'evenza e sul tagliamento, per cui diciamo che per quanto riguarda l'evenza c'è una giornata che parte dalla sorgente e arriva alla foce, per il tagliamento no, per questioni per 2 o 3 giorni, però ci sono comunque tutta una serie di tappe fino ad arrivare al mare, per cui volendo si collega alle attività di prima. E sono questi 2 esempi principali. Abbiamo fatto anche altri piccoli progetti anche lungo altri fiumi, c'è cioè il fiume Veneto, c'è cioè lo Stella dove abbiamo fatto qualcosa. E al solito non c'è un'attività definita, anche perché si inseriscono molto bene le attività dei miei colleghi, per cui è possibile creare la giornata strutturata molto bene, per cui
se parto dall'Livenza, dalla parte iniziale, ponendo facilmente, mi ricollego alla parte storica a Palù, se parlo del tagliamento, c'è per tutta la parte di San Vito, di cui hanno già parlato gli altri, per cui è possibile creare tutta una parte, tutto un programma che non sia solo naturalistico, perché sia molto interdisciplinare. Ma la vera cosa a cui ci teniamo molto io e Daniela, quest'anno è il Noncello, abbiamo fatto anche l'attività lungo il Noncello, per sorgere non a due foce nel Meduna, perché sfocia nel Meduna perché è un po' non è così comodo, ma è una serie di attività lungo il Noncello, però da quest'anno c'è anche un'altra possibilità, che è questa. Faccio vedere giusto perché vi rendete conto di cosa vuol dire il grosso valore di poter vedere l'Annunciano in canoa. È che innanzitutto la percezione del fiume da un punto di vista completamente diverso, che però è dal punto di vista vero, dal punto di vista del fiume, e poi riesco a vedere cose che normalmente non vedo, mi colgo come funziona l'ambiente fluviale, ma l'aspetto più interessante, lo dovreste cogliere fra un attimo, è tutta la parte legata alle piante acquatiche, che dal punto di vista didattico sono estremamente interessanti e diciamo che in realtà sembra di essere Scravi, ma siamo a Valle Noncello. Perché questo permette di fare molti ragionamenti dal punto di vista ecologico. Diciamo, noi curiamo la parte didattica, nel senso stretto, le canoe, non noi perché essere abilitati, però c'è la polisportiva materiale con cui abbiamo organizzato questa cosa. Partiamo da Pordenone, il pontile di Pordenone arriverà a Dogana. I ragazzi sarebbero sulla canoa. Sempre sulla canoa. Sempre sulla canoa. Sono singole, sono singole. Prevalentemente singole. Fanno ovviamente cioè fanno gli istruttori di canoa, l'accompagnamento di canoa, non noi. Curiamo la parte didattica legata soprattutto a una serie di prove, siccome una classe intera non è possibile accompagnarla perché ci vorrebbero troppi istruttori e troppe canoe, la classe viene divisa a metà e chi fa l'attività con noi ha tutta la parte didattica e poi andrà a vedere le stesse cose domani in canoa o viceversa. Diciamo, è molto più facile con le scuole superiori, però scuole primarie no, e possiamo farvi vedere tanti video, diciamo che dalla terza con alcuni limiti di organizzazione. E come periodo questo? Diciamo che il periodo si fa subito, si fa a fine aprile. Fine aprile. Questo perché comunque per quanto nessuno cadrà in acqua, l'acqua comunque ti entra, ti bagni, non può fare freddo, perché altrimenti devi dare sofferenza. L'ideale è maggio. L'ideale è maggio, però già a fine aprile si deve stare come si può fare. E cioè ripeto, è possibile che cada dentro, succede, ma non sono tutte le. Siamo organizzati per questo. Ok, allora io avrei finito, poi lasciamo libero le domande a tutti quanti. Ci sono questi che sono i nostri riferimenti, però insomma, anche semplicemente i nostri recapiti generali. Poi ci possiamo.